Buonasera a tutti voi amici del web, questa sera, mi ripeto, si parla ancora di sport, sport quello fatto ad alto livello, perché parliamo dell'Enterprise Sports and Service. Questa sera parte la squadra che molto, speriamo probabilmente, si avvarrà di questo titolo ambito. Parliamo con un responsabile, il dottor Carlo Cantales. Come sta prima di tutto? Grazie, buonasera, per fortuna tutto bene, oramai siamo pronti con questa presentazione. Mi ascolti, allora da oggi parte questa squadra che, a cui voi credete molto in questa squadra. Allora, da oggi parte un progetto, non solo una squadra, un progetto a 360 gradi che non riguarda soltanto l'attività sportiva della squadra dell'Enterprise, ma riguarda tutto quello che è un movimento di educazione e di crescita, oltre che poi ovviamente di formazione sportiva, che è relativo a questo progetto. L'Enterprise quindi si pone come una realtà a 360 gradi che tenta di portare dei ragazzi e anche dei giovani un po' più in là con gli anni, in là sia con le ambizioni di vita e soprattutto ovviamente con quelle sportive, che è la finalità primaria della squadra. Quindi si parte da un discorso prettamente sociale per far crescere il ragazzo che è in noi e poi nell'uomo e nello sport, insomma. Sì, per fare questo si è tentato di dare due fondamentali linee guida a questo progetto, ovvero quello di dare un punto di riferimento in campo sportivo, creando una struttura tecnico-sportiva e una squadra a livello tecnico di rilievo che possa essere un primo punto di riferimento per tutto quanto il movimento, non solo dell'Enterprise ma dell'atletica in generale. A fianco a questo ovviamente si è creato anche una serie di progetti che possono andare a, diciamo così, ad aiutare la crescita di quello che è il parco dei giovani e dei nostri piccoli atleti, o di quelli che comunque sono in fase di evoluzione, andando a curare sia quello che è l'ambito ovviamente tecnico-sportivo, ma anche andando a valorizzare quelli che sono i loro risultati scolastici, tenendo conto per esempio del progetto full time che abbiamo avviato, che è un progetto di stile anglosassone che andrà a diciamo così far convivere il valore dei risultati scolastici con quelli sportivi, e inoltre ci sarà proprio la possibilità di fruire sia del scuola, quindi dell'ambito scolastico della crescita, e a fianco a questo sarà anche valorizzato poi l'ambito sportivo, in quanto i ragazzi avranno la possibilità di scegliere la disciplina che vorranno praticare. Quindi diciamo che è una sorta, me lo faccio dire, di college. Finalmente è arrivato il college anche in Italia, grazie a voi. È una scommessa, ripeto, a 360 gradi, una scommessa per il futuro, perché questo è un progetto che parte quest'anno, ma come minimo l'obiettivo di una programmazione quinquennale, quindi sappiamo di voler andare a lungo raggio con basi solide, abbiamo una struttura e delle competenze di base che ci permettono di andare tranquilli avanti lungo il nostro progetto. Speriamo ovviamente che possa andare nella migliore delle maniere. Questa sera sarà semplicemente il brindisi e l'augurio d'avvio per questa iniziativa. L'ultima domanda. E chiaramente si ramificherà in tutta l'Irpinia questo progetto. Allora, questo progetto ha ambizioni ancora più ampie, in quanto non è radicato in Irpinia, la società ha sede a Benevento, in realtà ha una delle sue società, dei gruppi satelliti che ovviamente quello di quanto dicevo prima, il progetto full time ha sede nell'Irpinia invece, inoltre ha ramificazioni a Salerno, Napoli e Caserta, quindi abbiamo un bacino forte, lo zoccolo duro che sarà l'Irpinia e il Beneventano, ma in realtà la ramificazione è di carattere regionale, e l'ambizione in realtà poi è quella di arrivare a livello palcoscenici italiani già quest'anno, ambendo a qualificarsi con entrambe le squadre, sia quella femminile che quella maschile, almeno nella finale A2 del campionato italiano di società di atletica leggera. Bene, idee molto chiare questa sera abbiamo visto con questo nuovo progetto. Noi non possiamo fare altro che augurarle buona fortuna, buon lavoro, in bocca al lupo. Crepi il lupo e grazie a voi per la vostra presenza. E quindi dicevo, mi trovo in una situazione di grande piacere, perché veramente è una delle poche volte, io sono presidente del CONI da 2 anni, sono stato in giunta regionale del CONI per tanti anni, 12 anni, presidente della Federcalcio regionale, per la prima volta io sono qui stasera a presenziare ad un incontro che vede un'azienda che ha dirigenti e diciamo proprietari dalle idee chiare, che applicano quello che noi andiamo dicendo tutti i giorni, cioè evitare che lo sport possa sentirsi solo, e soprattutto che lo sport non aiuti quelle che sono le nostre nuove leve, i giovani, coloro i quali con le criticità che attraversano purtroppo vanno verso devianze che noi tutti dobbiamo cercare di fargli evitare. Certamente, innanzitutto buonasera a tutti, volevo
esprimere il mio piacere a fare parte di questa società. Finalmente, a distanza di tanti anni, perché per chi come me frequenta le piste campane da 20 e passa anni, ho trovato la volontà, la serietà e soprattutto il senso umano del vivere lo sport in questa famiglia, di cui veramente sono onorato di far parte. Che dirvi? Io come atleta anziano, come qualcuno degnamente master mai, come qualcuno mi ha definito, ci provare ma non ci provare più, come qualcuno mi ha definito, posso dirvi solo una cosa: suderemo la maglietta come abbiamo sempre fatto, con dignità. Cercheremo di dare le soddisfazioni innanzitutto per l'impegno che la presidenza, la dirigenza e lo staff ha voluto profondere per portare avanti questa avventura, ma soprattutto cercheremo di dare una dignità all'atletica campana che forse in questi anni si era persa. Noi vogliamo non solo riempire il prima possibile con il maggior numero possibile di trofei, le bacheche, le sociali, ma vogliamo riempire gli occhi e il cuore della gente che viene sulla pista vedendo la nostra divisa sudata. Per il resto mi auguro che questo scorcio di stagione cominciato, che già ha portato dei successi, ringrazio tutti i ragazzi che già nelle prime gare si sono messi in mostra, possa dare soddisfazioni che ora per pudore e forse anche per la giusta quota di umiltà che ci compete non proferiamo, però penso che la strada sia stata tracciata e la percorreremo con tutta la nostra foga. Grazie. Sicuramente noto la serietà e comunque la convinzione che ho notato sin dall'inizio parlando con Danilo, con Lello, con il signor Improta. Mi fa specie più che altro questa particolare, nel senso che la società in cui ero prima era sì Acquaviva, ma solo il presidente di Acquaviva sostanzialmente, mentre qui la società è tutta campana, per cui l'unità degli atleti è una cosa molto bella, sicuramente darà la sua parte sui campi di gara, i campi di società e quant'altro. Ho sposato questo progetto con convinzione, lui stava citato quasi subito praticamente, perché volevo questa esperienza provenendo da lontano, ma insomma da un'altra regione. Spero di dare insomma un contributo alla società dalle prime gare. Che dire? Innanzitutto sono orgoglioso di essere andato a far parte di questa società. Spero che insieme inizieremo un lungo percorso che possa portare lunghi risultati e speriamo nell'obiettivo della 1, come ha già detto Lello. Buonasera, sì, infatti l'anno scorso con la Bruni abbiamo vinto il titolo italiano per la prima volta per questa società. Quest'anno sono stato contattato dall'Enterprise, ho voluto scommettere in questa società, ho voluto passare, crederci di fare là e piazzarci, credo, abbastanza bene. Credo che sono obiettivi che possiamo raggiungere. Speriamo bene. Allora, Vincenzo, questa nuova realtà, questo nuovo mondo che è l'Enterprise, che cosa te ne è sembrato di quello che hai visto finora, ovviamente, di questa presentazione che abbiamo fatto e soprattutto del progetto Talents che ti riguarda in prima persona? Spero innanzitutto che siano parole non fatti e poi spero che sia una squadra vincente. Questo ce lo auguriamo tutti. Prima di... C'è qualcuno scaramantico che ha già visto toccare ferro, quindi evitiamo ambiguità. Ok. Niente, poi buonasera. Non poteva essere miglior rappresentante del figlio del tecnico di riferimento della provincia di Caserta, che è Angelo Zaccaria, e quindi Vincenzo Zaccaria. Vincenzo, due parole ovviamente anche a te, so che fino a ieri sera siete stati a parlare con Lello perché anche il vostro gruppo ha sposato questa causa, si sente parte del progetto e soprattutto fa parte di quelle che sono le due realtà fondamentali di questo gruppo Enterprise. Il gruppo di Villa Literna è stato tesserato prima con
Loxain, ex AS Italia, e poi con Astro 2000 rimaniamo praticamente in famiglia, ci conosciamo oramai da anni, però cambiano totalmente le visioni, gli obiettivi e gli orizzonti di questa squadra. Due parole anche a te al riguardo. Come hai già detto tu, praticamente questo è un matrimonio che si rinnova, in quanto noi, il gruppo di Villa Viterbo, che siamo più o meno una decina, siamo già passati dalle file della AS Italia. L'anno scorso con Alessandro siamo stati con l'Astro 2000. Questo, già l'anno scorso, diciamo, si prospettava un futuro florido per questa squadra. Speriamo che sia un matrimonio saldo e che dia la possibilità magari di una crescita futura altrettanto prospera. Bene, amici del web, parlavamo di personaggi importanti, abbiamo il piacere e il privilegio di avere qui ai nostri microfoni il presidente appunto dell'Enterprise, il dottor Menichiello, una vecchia conoscenza dall'altro, intanto è un excursus, continuiamo e si cresce. Sì, si cresce, ci siamo lasciati credo a metà giugno su quel progetto del full time che abbiamo implementato ad Ariano. E da allora sono successe delle altre cose molto più importanti. Nasce questa nuova società che consorzia un gruppo di società regionali, per cui puntiamo a questo punto a delle classifiche importanti a livello nazionale e ci prepariamo veramente a buttare nella mischia atleti di primo ordine, quindi le ambizioni sono notevoli. Questa è una cosa bellissima, tra l'altro ricordiamo che il fine machiavellico un po' era e comunque resta quello di socializzare, aiutare i giovani, e quale biglietto da visita migliore? Quello dei grandi atleti, di una grande squadra. Ma questo dei giovani comunque rimane il nostro pallino importante, i vivai importanti. Stiamo facendo questo progetto ad Ariano, alla scuola elementare Calvario, dove stiamo implementando praticamente uno sport che era sconosciuto ad Ariano, che era la scherma, e abbiamo la soddisfazione che 4 allievi tra domani e poi domani parteciperanno a delle gare regionali, e che significa che si cresce anche cercando di diversificare delle attività sportive che semmai non erano conosciute sul nostro territorio. È una cosa meravigliosa. Dottore Menichiello, cosa si augura nei prossimi mesi per quanto riguarda l'Enterprise, per quanto riguarda tutto il contesto giovanile di questi giovani sportivi? Certo, innanzitutto un consolidamento di quello che stiamo facendo. E quello di clonare queste nostre esperienze a livello scolastico anche nelle varie province dove siamo presenti, cioè avere la possibilità di abbinare lo studio con lo sport, e questo è il nostro pallino, è la nostra mission. E poi che cosa augurarci? Ci è stato proposto di organizzare i campionati europei di master per il 2013 a Napoli, siamo in concorrenza con l'Ungheria e speriamo di farcela, e che significa che ci saranno 2 anni importanti per preparare questo grande evento. Vabbè, noi non possiamo fare altro che farvi i complimenti, un buon lavoro, un bocca al lupo, e noi vi seguiremo prestissimo. Grazie e buonasera.